Partiamo con le news. Continua la preparazione in vista della partita col Napoli. A meno di 300 giorni dall'operazione al menisco, Mattia Destro è tornato a calpestare il terreno di gioco per una mezz'ora di lavoro differenziato. Assenti invece i nazionali, così come De Rossi, Borriello e Totti. Il capitano della Roma non è sceso in campo nella seduta giornaliera di allenamento a Trigoria per un piccolissimo risentimento muscolare che non gli impedirà comunque di essere presente il 18 ottobre contro il Napoli. Garcia, oltre a Totti, ha lavorato senza De Rossi, alle prese con la tendinopatia che lo ha costretto a rinunciare alla maglia azzurra, e Borriello ai box per una congiuntivite, per lui solamente palestra. Oltre ai nazionali, agli infortunati di lungo termine, Bradley, Maicon e appunto Mattia Destro, che ha lavorato a parte. Seduta mattutina a Castel Volturno per il Napoli, che nella settimana della sosta per le nazionali prosegue la preparazione in vista del match di Roma. La squadra ha svolto riscaldamento col pallone, successivamente lavoro tecnico-tattico. Successivamente gli azzurri hanno svolto una serie di partitelle a tema 6 contro 6. Maggio, svolto seduta completa con il gruppo, prosegue il lavoro differenziato invece per Albioli, Wayne e Zuniga. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio, ma lo staff tecnico di mister Benitez ha preparato per i prossimi 3 giorni tabelle di lavoro personalizzate per ciascun giocatore. Il portiere spagnolo del Napoli, Pepe Reina, ha anticipato i temi della partita di venerdì 18 contro la Roma. Queste le sue parole: una partita già decisiva per lo scudetto, diciamo importantissima, perché è ancora presto e mancano tante gare alla fine. È difficile, i giallorossi giocano solo una volta a settimana, hanno vinto sempre e hanno incassato un solo gol. Poi rivela: dormo con la maglia di Mario Balotelli e i pantaloncini del Napoli, questo è il mio pigiama. Il centrocampista del Napoli, José Callejón, ha commentato i suoi primi mesi della sua esperienza in azzurro. Il giocatore spagnolo ha parlato anche dell'imminente sfida con la Roma in programma venerdì 18 ottobre. Roma-Napoli già decisiva, il campionato è lungo, io spero che i tifosi possano divertirsi durante questa partita, dice Callejón. Tramontata l'idea Rami, ormai prossimo al trasferimento al Milan, a Trigoria torna di moda un nome già caldo in estate. Mika Richards, difensore inglese, secondo la stampa britannica, il difensore inglese della Manchester City, secondo la stampa britannica sarebbe nella lista di Walter Sabatini, ma su di lui è forte anche l'interesse del Real Madrid, pronto a sferrare l'offensiva già a gennaio. E andrà in onda sabato l'intervista a Roma Channel del direttore generale della Roma Mauro Baldissoni. Inizialmente la messa in onda dell'intervista era annunciata per domani, ma la società attraverso Twitter ha confermato che le parole di Gigi Giallorosso saranno trasmesse nella giornata di sabato. Il canale tematico Giallorosso permetterà in diretta ai tifosi di fare domande al DG attraverso l'indirizzo email. Da giorni si parla di un rinnovo di contratto importante per Paul Pogba, ma il presidente Andrea Agnelli ha ammesso che la Juventus potrebbe pensare anche di venderlo davanti a un'offerta irrinunciabile. Non esistono dunque giocatori incedibili, neppure alla Juventus. Questo è il messaggio del numero uno bianconero, intervenuto ad un convegno a Londra, a margine del quale ha parlato anche del rinnovo contrattuale di Andrea Pirlo. Ma credo che da questo punto di vista devo ribadire quello che ho detto. La parte sportiva, come sapete bene, è delegata a Marotta e a Paratici. Detto questo, Andrea sa perfettamente che sarà lui stesso a scegliere il suo futuro. Da parte mia credo che Andrea sia uno dei più grandi talenti che abbia vestito la maglia della Juventus, e sarà lui a decidere il suo futuro, sapendo che alla Juventus si può sentire tranquillamente a casa sua. Erik Thohir, il tycoon indonesiano prossimo a rilevare con i suoi soci la quota di maggioranza dell'Inter, spiega a margine di una conferenza stampa in un torneo di basket studentesco che i lavori dei suoi legali sono ancora in atto. I nostri avvocati stanno discutendo i dettagli della transazione. Forse nei prossimi giorni ci saranno i risultati sperati. Quali percentuali? Finché non si hanno le firme non è giusto parlarne. Moratti presidente? Deciderà lui. Diego Milito è stato sottoposto ad esami strumentali presso il centro radiologico intermedico della clinica Columbus, che hanno evidenziato uno stiramento al retto femorale della gamba sinistra. Già da oggi il giocatore ha cominciato le terapie di recupero, il rientro è previsto per fine mese.
Simone Kjær non dimentica l'Italia, il difensore del Lille parla a Tutto Mercato Web in vista della partita di domani che lo vedrà protagonista contro gli azzurri. Per me sarà una partita speciale, ha detto, perché l'Italia è il luogo in cui mi sono consacrato come giocatore. Balotelli è molto pigro, spesso da spettacolo gesticolando con le braccia. Se viene provocato, prosegue Kjær, per lui diventa difficile.